Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Poi, nel XX secolo, sembra che l'inganno dei gesuiti abbia contribuito, per quanto inerente, alla scoperta del 1912 dell'uomo di Piltdown, dove si affermava che era l'anello mancante in grado di provare la teoria dell'evoluzione di Darwin. Solo che, dopo 40 anni dalla scoperta, si provò che Piltdown era un inganno. Il principale colpevole della truffa si dice essere stato Charles Dodgson, un archeologo amatoriale britannico che cercava fama e celebrità. Dodgson non ha lavorato da solo. Il suo aiutante era un prete gesuita chiamato Thiard de Chardin. Nel 1980 il professore di Howard, Stephen Jay Gould, pubblicò il suo pensiero affermando che lo stesso Teilhard era un aiuto cospiratore di Dodgson, il quale lo aiutò a creare l'inganno di Piltdown. Un altro esperto prete gesuita fu Georges Lemaître, che sostenne molto queste idee, sviluppando la teoria del Big Bang nel 1931. Nel libro Vicario di Cristo, l'ex prete gesuita Peter De Rosa ha scritto sul Papa Gregorio VII, sulla sua scuola di falsari. Egli disse: per 7 secoli i greci hanno chiamato Roma la casa dei falsari. Ogni volta che cercavano di parlare con Roma, il Papa sfornava documenti falsi, che i greci ovviamente non hanno mai visto. De Rosa disse: Gregorio è andato ben oltre l'elargizione di Costantino. Egli possedeva l'intera scuola di falsari proprio sotto il suo naso, producendo documento dopo documento con l'approvazione del sigillo papale, provvedeva ad ogni suo bisogno. Il Papa Gregorio era in grado di richiedere giustificazioni per azioni contro principi o vescovi. Molto bene, questi prelati erano in grado di produrre documenti appropriati. Non serviva nessuna ricerca, veniva redatto sul posto. Molti documenti precedenti venivano ritoccati al punto che descrivevano l'opposto di quello che sostenevano all'origine. Alcuni di questi documenti già esistenti erano già dei falsi. Questo metodo immediato di inventare la storia ottenne un successo meraviglioso, in special modo quando questi falsi vennero inseriti dentro le leggi canoniche. Ciò ha dato forma alla più quieta e con la durata più a lungo termine di tutte le rivoluzioni. È stato fatto tutto sulla carta. Hanno propagato l'intero inganno molto presto e credo che questi inganni continuino anche dopo il XX secolo. Right up into the 20th century. Le evidenze che Roma abbia continuato con i suoi falsi nei tempi moderni si possono vedere nel tardo Novecento e nei primi del XX secolo. Nel 1873 Charles Spurgeon ha documentato come il reparto delle reliquie del Vaticano è stato smascherato per aver prodotto false reliquie presentandole come ossa di santi vari o vecchi. Ve lo leggo. Fin dal 1828 questo traffico sta proseguendo con pezzi di ossa di pecora, di lepre o di ossa umane prelevate dalle catacombe che probabilmente erano di pagani, non certo dei santi o di martiri ai quali hanno affisso il nome. Spurgeon ha proseguito dicendo: i gesuiti hanno svolto una parte prominente in queste transizioni, come fanno in molte faccende cattoliche.